Gallina in burro, ragazzi, gallina in burro, ottima produttrice di uova. Germogliano, mandarini e dendrocigna. Peraltro è la più vecchia del pollaio, dendrocigna, ragazzi. Gallina livornese, livornese fulva. C'è mio papà che gli sta dando qualcosa da mangiare, stanno tutti mangiando un po' di insalata. Guardate anche Gwenda. E lui è Bijou. Uno dei miei tanti coniglietti. Pavoncella, altra pavoncella, maschio e femmina, colombo cappuccino, riuscite a vederlo? Colombo cappuccino olandese, là in fondo, aspettate che se riesco metto un po' più a fuoco, ecco lì, riuscite a vederlo? Faccio un po' come posso, faccio un po' come posso perché non ci Possiamo riesco tutte le nostre tanto. bestie, dal tricotico alla Lucy. Riuscite a vedere il stagione, ragazzi? È lì, è bellissimo. Lo vedete? C'è il sole contro, non riesco a farvelo vedere granché. Però è un incrocio tra il fagiano dorato. È un incrocio tra il fagiano dorato e il fagiano di Lady. Bellissimo. Quella lì è la sua femmina, dov'è? Lì, la sua femmina. Toltorino scagliana. Quella lì è nata a me, ragazzi. È nata a me, solo che dopo i suoi genitori sono morti di vecchiaia. Colone della Bahamas, femmina, molto piccolo e carino, molto grazioso, bello. Guardate anche le tortore. Lo vedete le tortore? No, vero? Tortorine bellissime, bianche, a tutti i colori. Lì un nido di tortora. Ecco lì, altre tortore, ecco lì. Lì, giù, giù, giù. Ragazzi, uova fresche, appena raccolte. E tutte per me, io adoro le uova. Guardate che belli che sono. Guardate che belli. Sì, dopo chiudiamo. Tortorina. Comunque ragazzi devo pulire il pollaio. Domani chiederò al mio amico se può, se ha tempo, perché vedo che è un po' sporco. Se ha tempo domani mattina, mio socio. L'ho pulito, oggi è mercoledì. L'ho pulito giovedì la settimana scorsa. Domani ancora. Lo pulisco tutte le settimane, eh. Poi, vabbè, guardate quanti maci sono dentro, non so io. Come si incazza, Gwenda, eh? Quanto è bello il mio galletto, ha la cresta a forma di scodellina, cresta doppia, quanto è bello, adoro. Poi di notte tutti i miei animali si mettono tutti sui posatoi in alto e sui nidi. Vedete? Tutti i posatoi in alto. Visto?
Hai sentito il mio gallo? Solo che non riesco a filmare nulla. Vedete il gallo sul posatore in alto? Riuscite a vederlo, no, vero? Niente ragazzi, per questo vlog è tutto, fatemi sapere se i miei animali hanno bisogno d'altro con un commento e un mi piace, se il video vi è piaciuto, ciao ragazzi, alla prossima. Tutti stanno dormendo adesso, comincia a venire sera. Vedete ragazzi, tutti appollaiati in alto, guardate, guardate, guardate. Guardate, tutte appollaiate, vedete? Vedete? Adesso è davvero tutto, ciao! Adesso ragazzi ho tirato giù il cellophane perché viene la notte e viene freddo e io non voglio far prendere freddo i miei animali, quindi ci ho fatto il cellophane come tenda e di notte e quando ci sono brutte giornate lo lascio giù. Ho fatto tutto quel che potevo per non far mancare nulla ai miei animali. Per far sì che stiano bene.